La settimana di Violetta. La storia di Violetta e Tomas diventa sempre più ingarbugliata. L'ho visto baciare Ludmilla. Sei sicura che fosse lui? Sicurissima. Non so cosa hai visto, ma non ci siamo baciati. Anche perché ad essere innamorate di Tomas non sono in due, ma in tre. Io non ho alcun interesse per Tomas. Davvero ti piaccio? Eh? Ma cosa... Come ti viene in mente? No! Ti piace Tomas? Ma che avete tutti quanti? Tomas però è innamorato di Violetta. Io non mi ero mai sentito così, con nessuno. Io nemmeno. E il suo esame d'ingresso allo studio 21 sarà un momento magico. Ho bisogno di cantare la canzone a una persona. Ma in nome dell'amicizia, Violetta farà un passo indietro. Voglio parlare di quello che c'è appena stato fra noi due. Fra noi due non c'è stato niente. Ho trovato finalmente un'amica, ma... Che bello! Ci piace lo stesso ragazzo. Lui non mi piace. Sicura? Sì. Parola di amica? E cercherà di stare lontano da Tomas. È vero che non provi niente per me. Non ci vedremo mai più, Tomas. Intanto, piccoli pezzi ricompongono un puzzle del suo passato. Tu sai se ci sono oggetti della mamma qui in casa? E la voglia di entrare allo studio diventa sempre più grande. La prima volta che ho cantato davanti alla gente... Ho sentito una cosa che non avevo mai provato in vita mia. Voglio entrare allo studio 21. Eppure, l'amore per suo padre la fermerà. Ma non posso essere felice se il mio sogno fa stare male papà. Nessuno riuscirà a farle cambiare idea. Sei nata per cantare. Compila il modulo e dà l'esame. Tranne il ricordo di sua madre. Diventare madre è la cosa più bella che mi sia successa. Ma cantare fa parte di me. Cantare fa parte di me. Per saperne di più, continua a seguire la nuova serie Disney Violetta. Dal lunedì al venerdì alle 20:10, in replica alle 14, solo a Disney Channel.